mozione delle lame sia utile a fare tutti i giorni a fine servizio seguendo le istruzioni sul display di riuscire a smontare le lame e poterle successivamente porre in lavastoviglie. Le posso smontare senza problemi, alzo la lama superiore, sfilo quella inferiore e poi sfilo anche questa. A questo punto posso smontare anche il blocco guarnizione utilizzando le alette che si trovano lateralmente, una da una parte, una dall'altra. Smonto il blocco guarnizione, prendo anche il vassoio e tutte queste parti, comprese le lame, posso metterle in lavastoviglie e lavarle. Pulisco l'albero, lo lubrifico con un lubrificante o con un olio vegetale oppure il grasso in dotazione che è alimentare. Quando ho finito rimonto il blocco guarnizione, rimonto le lame, porto in alto la prima che si incastri nell'apposito perno, infilo la seconda, controllo che siano ben incastrate l'una sull'altra e poi seguo nuovamente le istruzioni che ci sono sul display per farle risalire. Lateralmente sulla sinistra ho un pulsante di sicurezza che deve essere attivato insieme con il display in determinati momenti del montaggio smontaggio lame, come nell'ultimo tratto di risalita delle lame, per evitare che un dito possa restare incastrato. Se noi abbiamo bisogno di fare una pulizia veloce delle lame, quindi senza smontare tutto, utilizziamo lo stesso programma di rimozione, le lasciamo scendere solo una parte, blocchiamo, laviamo al di sotto e anche le lame. Dopo, spingendo la freccia in alto e il pulsante di sicurezza laterale, facciamo risalire. In questo modo il procedimento sarà molto più veloce.